illusioni ancora molto attuali, anzi forse ancora più esasperate dalla società odierna. Noi invece torniamo un po' indietro nel tempo e lo facciamo con due autori che pubblicano le loro opere, pubblicheremo oggi, a breve distanza tra di loro. Perché Giovanni Verga pubblica I Malavoglia 1881 e D'Annunzio pubblica Il Piacere 1888, quindi a distanza di soli 7 anni. Ma vedremo che hanno le due opere delle caratteristiche molto diverse, che poi sono ovviamente speculari anche alle personalità dei due autori, che sono molto diversi tra di loro. Partiamo da Giovanni Verga. Noi ne abbiamo già parlato qualche anno fa, l'anno scorso abbiamo parlato con la novella Libertà, quindi con una novella in un contesto un po' diverso. Oggi invece affrontiamo il romanzo per eccellenza di Verga, I Malavoglia. Due parole solo per ripercorrere il concetto fondamentale per capire poi anche quello che succede nella storia. Verga parte dalla concezione che lo scrittore deve essere una sorta di scienziato, quindi deve rappresentare quello che vede senza mettere nessun filtro della propria ideologia, della propria religione, del proprio pensiero politico. Deve essere un po' come una sorta di telecamera che semplicemente registra quello che vede. Diceva che l'opera d'arte deve sembrare essersi fatta da sé, quindi un'opera assolutamente autentica. Infatti Verga è il padre di un movimento letterario che si chiama appunto verismo, e quindi